Sì. Buonasera gente, buonasera, come va? Spero tutto bene, ben ritrovati con un'altra live importantissima, perché oggi finalmente, Mozzi, sì, finalmente recuperiamo un titolo importantissimo che ci siamo fatti sfuggire perché era un periodo pieno di uscite, quando uscì Spider-Man, ovvero se non mi ricordo male tipo dicembre, forse novembre, una delle due, non lo so. Comunque lo recuperiamo, finiamo con Metro Exodus, dovrebbe mancare veramente poco. Eravamo anche in una parte molto interessante del gioco e quindi sono anche felice di concluderlo perché mi ha sorpreso. Verso la fine Metro Exodus ha regalato quello sprint di interesse, no? Non è stato un gioco che mi ha convinto molto, però Spider-Man, best Spider-Man in Italia, Spider-Man, assolutamente sì, noi abbiamo lo Spider-Man migliore di tutti, assolutamente. Direi che questa musica ha anche rotto tre quarti. Ok, grazie, ciao, arrivederci. Oh, un po' di silenzio. Quindi, non bando alle ciance, non c'è tempo da perdere. Perché è comparsa così lentamente la mia webcam? Non lo so, non lo so. Respect women. Non lo so, è comparsa in ritardo, ci saranno problemi. Prima il computer mi ha detto l'aggiornamento avverrà alle 9:30. Cosa? Sono andato subito a disattivare gli aggiornamenti automatici. No, raga, mi sono dimenticato di far partire Metro Exodus. Questa roba è grave, perché non è come un qualsiasi gioco che ti sei dimenticato di far partire, ti sei dimenticato di far partire Metro Exodus. E niente, dobbiamo trovare qualcosa da fare nella prossima mezz'ora. Non lo so, raccontiamo una storia, qualcuno racconti una storia, una barzelletta, non lo so. Inventatevi qualcosa perché qua è lunga prima di giocare adesso, eh? Ci passa un bel po'. È l'età, sì, esattamente. Dimentico le cose, ma in realtà le ho sempre dimenticate, dimentico un sacco di roba. Ho letto che se dimentichi le cose vuol dire che sei troppo intelligente. Sai, quelle robe su Facebook che hanno sempre ragione. Esatto. Continua. Questo ginseng ho raggiunto l'obiettivo. Non mi fermeranno Sara nell'istituto con il suo ovviamente labirinto geometrico, no, questa sera no. Lui, né i fantasmi, i mutanti o le radiazioni. L'unica possibilità di sopravvivenza per Anna si trova lì e io la coglierò anche a costo di attraversare tutti i gironi dell'inferno. Troppo caldo questo coso, è troppo caldo. Ecco, lui ha finito di parlare, ci ha fatto un recap rapidissimo, il buon Artyom, che parla solo in questi momenti. Però lui ha finito di parlare e prima di poter giocare ha voglia. Pensavate adesso clicchi, giochi? No, adesso con calma, bisogna caricare il gioco, siamo al 14%, molta calma. Una volta ho incontrato un panda e un koala, si dovevano coalizzare panda a casa. C'era quella battuta che panda a fanculo, tipo, finiva con panda a fanculo, però non mi ricordo com'era. Beh, bisogna inventarsi qualcosa da fare, raga, perché qua è lunga, ve lo dico, è proprio lunga. Prima di poter giocare a Metro, è proprio lunga. Cioè, questo è il caricamento di un gioco. Vi pare che un gioco nel 2019 abbia questo caricamento? Non è accettabile, ho anche una penna, mi sento importante a dire le cose con una penna in mano, una penna blu. Ah, è blu come la mia sedia, come il mio setup, hai visto? Mica per niente le penne sono blu su questa scrivania. Tutto ha un senso, ovviamente. Niente. I caricamenti di Metro Exodus. Compra un pitone. Un pitone balla, sono così carini. Cos'è un pitone balla? È il T9 che ha corretto cose? Oppure un geco... Il geco lo voglio. Il geco lo avrò. Il geco me lo prenderò perché sono troppo belli i gechi. Poi ci sono un sacco di specie diverse. Ce ne sono alcuni che sembrano tipo dei mini draghi, raga. Sono bellissimi. Cioè, sono proprio belli i gechi, veramente. Alcuni che hanno tipo tutte le cornina, tipo dei draghetti. Sono spettacolari. Certo, è una roba che sta lì nella sua cosa e non è che ci puoi giocare o fargli le coccole o roba simile. Però è comunque bello da avercelo lì, no? Il tuo geco che va avanti e indietro nella sua... Come si chiama lì la... Il terrario, tipo, no? Si chiamerà così. Ehi, nessuno mi ha detto che non ho fatto partire l'ora esatta. È ferma a 0:39:53. Adesso la facciamo partire.
Eccola. Fissata l'ora esatta. No, cioè, io non è che non sto premendo perché sto aspettando qualcosa, eh. Cioè, io non sto premendo perché non ha ancora finito di caricare questo gioco. Non ha ancora finito di caricare. Oh, eccoci! Oh, grazie! Sta tutto bene, so che ci hai provato. Oh, Io grazie! ti sto aspettando. Allora, il nostro buon Artyom, Voglio che tu Artayom, segui quando... era un po' in una situazione di svarioneggiamenti importanti e interessanti. Come ero messo ad armi? Ero messo abbastanza bene. Abbastanza bene. C'erano delle presenze che dovevo evitare, quelle specie di King Kong. Lì c'è qualcuno. È ancora lei, perché poi stava avendo visioni di Anna. Eccoti qui. Infatti. Che bello. E ogni volta che vede Anna, poi in realtà è Mi un cadavere. dispiace. Sono il figlio di Stephen Hawking, allora, non fisicamente. Copia da disco completata, puoi avviare l'applicazione. Sì, perché ho scoperto che quando compri un gioco con il disco, comunque la PlayStation lo deve installare. Cioè, ci sono rimasto malissimo. Per fortuna che il disco l'ho messo tipo un'ora fa e adesso ha finito. Ma la Play installa i giochi da disco? Io questa roba non la sapevo perché non ho mai giocato un gioco da disco, probabilmente. Ma è assurda questa cosa, raga. Sì, il nome della prossima live, cioè quella che facciamo dopo su Spider-Man, sarà da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Per forza. Non può avere altro nome la prossima live. Cioè, la continuazione di questa live con Spider-Man. Che bella cosa, finalmente, non vedo l'ora. Ecco. Trovato l'antidoto. Installazione completa da Marvel Spider-Man. Mi sta inseguendo quel maledetto. Ma quei cosi non sono reali, no? È lui che ha gli svarioni, vero? Tu non sei reale. Non esisti. Carino. Ma devo fare qualcosa o devo semplicemente prendere le mazzate? Perché poi dei King Kong? Cioè, capisco esattamente tra tutte le creature che potevano scegliere. Oh, che brutta fine. Easy. Pitone palla. Ah, si chiamava Pitone palla. Cioè, la sua cosa è Pitone palla. Ah. Voglio vedere il Pitone palla. Oh, che bello il Pitone palla. Fammi vedere il Geco Tigre. Carino, il Geco Tigre è strabello. Cioè, quanto è cute. Cuteness over 9000. Eccolo lì. Il suocero è lui, il padre di Anna. Sì, Miller, grande. Resisti, figliolo. Spider-Man rispetti le donne. Solo un attimo. Adesso sarai meglio. L'hai trovata, sì. Mezz'ora e l'abbiamo concluso. Non azzardarti a morire adesso. Non ci pensare neanche che le direi che succedesse. Ti immagini arriviamo al treno e Anna è già morta, non ce l'ha fatta. E tutto sto sbattimento non è servito a nulla. Soldato, non dormire. Dopotutto ti ha trovato. Non so come. Resisti, Artyom. Sono tutti messi malissimo comunque.
E niente. E Artyom non si svegliò più. Quindi? Svegliati! Forza, ti prego! Ah, pure Miller. Sei vivo! Vivo! Credevo di essere di nuovo da solo. Ah, non era Miller. Lui si era immaginato Miller, ma in realtà era il ragazzino. Sta dormendo. Meglio lasciarli stare quando fanno così. Non sto capendo. Da qui poi la strada è tutta dritta. Ha cercato di insegnarmi a guidare, ma... è andato e basta. Così. Ah, è morto. No, Miller. Bella Pole. È morente, non è ancora morto del tutto. Però a quanto pare è morto Miller. Non so se è morto o è semplicemente svenuto. Ci stiamo muovendo di nuovo. Ma il ragazzino dov'era? È comparso. Guido io. Molto bene. Ha trovato la mappa. Ha detto che papà è stato un eroe. Teoricamente dobbiamo tornare verso il treno. Non si vede molto bene questa strada, ad essere sincero. E poi come fanno a sapere che questa è la strada giusta per raggiungere il treno? Hanno un navigatore incorporato nel cervello. Non si vede niente. Ah, accendi i fari. Avevi ragione, Paul. Ah, quando hai ragione, Paul. Hai ragione. C'è poco da dire. E fu così che Metro finì come Devilman. Bello Devilman. Ma siamo a Mosca. Mosca in Russia. In Russia sono comunisti. I comunisti non hanno dei bambini. Come fare se il ragazzino essere ancora vivo? Questo è un ottimo punto su cui ragionare, effettivamente. E comunque non siamo a Mosca, siamo a Zibrnov. Sì, tipo. Siamo in provincia di Mosca, tipo. Penso. È tutto bloccato. Sta salendo la musica epica. Attenzione, piano piano sale. Resisti Artyom. Inizia a perdere colpi. Non si dorme a volante Artyom, piuttosto ci prendiamo un autogrill, ti fai una pausetta. Si è incastrato il pulmino. No, che sfiga. Il Krik lo abbiamo? È morto? No, però respira, sembrerebbe. Nope. Ripperoni, Milleroni, eh? È andato. Mi spiace.
Hanno messo il PlayStation Now, sì, ho visto. Come fa a avere tutta questa energia sto ragazzino? E il buon Miller ci saluta così. F, grandissime F. Tu pay respect per Miller. L'Aurora. Gigi. Plague Inc. è tipo quel gestionale. Forse ce l'ho presente, capito? In cui devi diffondere le malattie. Cos'è questo? Questo slow motion fatto male, che cos'è? Perché? Che è successo? Crei le malattie per distruggere il mondo, sì. Siamo tornati al treno, i nostri amici sono arrivati verso di noi, tipo in slow motion, e poi? Siamo sul treno. Sì, assolutamente immotivato quello slow motion. Attenzione. Cosa sta succedendo? Riesci a sentire? Ha assorbito moltissime radiazioni e non sono neanche riuscito a misurare la radioattività del corpo del colonnello. Il contatore è sceso. Quindi il colonnello è vivo. Ti rimetteremo in piedi. Come è potuto succedere? Concentrati, Katia. Dici cosa dobbiamo fare. Una trasfusione d'emergenza. Dobbiamo dargli più sangue possibile. E trasfusione sia. Basterà salvarlo. Lo terrà vivo un po' più a lungo. Finché c'è sangue. Che gruppo sanguigno ha? AB positivo. Può ricevere da chiunque. Porta. Io non tutti. So che gruppo sanguigno ho comunque. Non dormire, adesso che ci penso. Oh, che carino. Non è il capolinea per te, Archio. Non sei ancora arrivato. Non ci sei neanche vicino. Non è la tua fermata, è solo un piccolo cieco, non è il tuo obiettivo. Mi senti? Grande il nonnino. Parole sagge. Siamo troppo pochi. Ma quindi ha più finali questo gioco? Ha finali alternativi, mi avevate detto, vero? Artyom, ti prego, per favore, non assurdo. Non mi serve nessuna medicina a questo prezzo. Sì, ora vivrò. Ma che vita sarebbe senza di te? Smetti. Non dire così, Anna. Trasfusioni molto casarecce. Non è stato proprio inutile. Lei vivrà. Non lo capisci. È vero. Basta. Non può più donarmi, non vedi? Nessuno può più farlo. Mancano ancora 6 fermate. Anna, dovresti proprio riposare. Mio padre è morto. Non lasciarmi anche tu, Artio. What?
E quell'immagine del treno che lo investiva, che cos'è? Nel senso che sta sotto un treno, è una metafora per dire che sta male. Mi riconosci? Sono io, Eugene, dell'Expo. E pensare che io ero qui ad aspettarti. Bell'amico che sei. È morto nel mondo delle ombre. Eh già. È morto, raga. E così ci ricordiamo. Casa? Hai dimenticato il tuo amico Barry? Guarda com'è andato. Non sei rimasto là per troppo tempo. Ma è così che va. Si arranca e si lotta. E comunque, si resta fregati. Va. Perché non ti fai un giro qui? Io resto qui, se hai bisogno. Staccate il biglietto per il paradiso. Abbiamo un sacco di tempo. Sembra un po' più l'inferno questo, in realtà. Più che a sufficienza. Guarda tutti quei piatti da lavare, è sicuramente l'inferno. Wow. Ciao, Artyom. Non mi aspettavo proprio di vederti qui. Credevo avessi un destino diverso, un destino grandioso. Mi ricordo quando eri solo un ragazzino dell'Expo che sognava un giorno di ricordarsi il volto di sua madre. È per questo che hai aperto quel portello stagno ai giardini botanici. Guardati adesso. Presto io farò il ritorno alla metro, ma tu... Qui il sole non sorge mai, Artyom. Non puoi fermare questo treno. Non potrai mai scendere. Non ci sono stazioni in questo mondo. Questo è il treno, quello chi di... ha sufficiente coraggio e pazienza... Quello di Codo, di Grim Fandango. ...tutta la vita. Sarai il primo a vedere il bagliore della luce. Te lo ricordi? Allora perché... troppa poca pazienza. Qui non ci sono stazioni. Tanto chi può volersi fermare? Forza, ammasso di ferraglia, accelera! Daremo un bello scossone a questo posto! E c'è anche Miller, vuol dire che sì, è morto. Beh, è la biroba. Che io me ne vada. E tu, di a tutti che li saluto. Io farò altrettanto con chiunque incontrerò a casa. Lascialo perdere. Vieni, ti nomino primo ufficiale. Ci aspetta un lungo viaggio. Un viaggio eterno. Che ti culo. Servirà una mano. Allora, cosa stai aspettando? Delle scuse? Non credo proprio, Artyom. Facciamo tutti quello che dobbiamo fare. Il dovere di un soldato è sparare al nemico, non fare domande. Hai fatto quello che hai potuto. Io anche. E ce la siamo cavata bene. Abbiamo dato tutto. Ora i vivi si occuperanno del resto. Ehi, ma che cos'è? È la luce. La luce fuori dal tunnel. È la prima volta che vedo qualcosa del genere qui. Senti, cosa ne dici? Cerchiamo di fermare questo affare? Dammi una mano. Dai, forza! Beh, Artyom, vai a dare un'occhiata. Anche da morti io devo sempre andare a dare un'occhiata. Sempre la stessa storia. No, scaricato, ma come? Manco sul treno ti vogliono, il treno dei morti ti vogliono più, Artyom. Non è giusto. Ripperoni anche abbiamo per Artyom. Abbiamo trovato un posto dove essere felici. E ora te ne vai. Aveva il biglietto. Non abbiamo potuto avere la vita che sognavamo, ma tu hai dato tutto per me. Ti odio per averlo fatto.
Odio vedere che te ne vai. Odio restare qui da sola. Ma lo farò. Perché ti amo. Ti amo tantissimo. Addio, Artyom. Viaggio eterno. Quindi tutti si salvano, l'Aurora arriva alla fine del suo viaggio, ma senza Artyom e Miller, che ci lasciano le penne. Beh dai, che dire, me lo aspettavo diverso, non mi ha dispiaciuto particolarmente giocarci, sotto molti punti di vista poteva essere fatto meglio, però un bel gioco. Mi sa che ci sono vari finali alternativi, perché secondo me ci sono finali in cui muore anche... sono morti anche i 70 euro con lui. Ci sono finali in cui moriva lei e lui e Miller restava vivo. Cioè, secondo me, non so secondo quali regole, ma abbiamo fatto uno dei tanti finali possibili di questo gioco. Adesso ce lo rigiochiamo per fare gli altri finali alternativi. No. Assolutamente no. È finito, non ci sono scene particolari, Artyom che risorge zombie e se li mangia tutti e boom, cascano in una nuova apocalisse zombie. No, eh. Pensare, ad Anna gliel'abbiamo tirata da subito dicendo che sarebbe morta e invece Anna è rimasta in vita, l'unica è rimasta in vita. Il padre e il marito sono morti e lei è viva. Sana e salva oltretutto, cioè proprio... E quindi andiamo di Spider-Man. Mi state dicendo che alle 21:34 si inizia già con Spider-Man? Sì, anche perché qua non stanno facendo niente, quindi... Basta? Finito? Premi quadrato? Premo quadrato? In quel caso varrebbe i 70 euro chiesti, decisamente. Signori, questo era Metro Exodus. Che vi sia piaciuto o non vi sia piaciuto, era Metro Exodus. Carino. Diciamo che lo aggiungiamo ai giochi interessanti, che non valgono sicuramente la cifra che sono stati pagati, ma interessanti. Questo è poco ma sicuro. Ringraziamo Metro Exodus, lo salutiamo e a mai più rivederci, anche perché questo era il conclusivo della saga e quindi non penso che ci saranno altri capitoli di questa saga. Grazie e arrivederci Metro.